Amici di Vadal Max, benvenuti in questo nuovo video. Già, devo ammettere, ormai ho preso il callo a fare i video infrasettimanali, però credo che comunque notizie delle ultime ore, comunque degli ultimi giorni in ambito karting siano abbastanza succulente e importanti. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, a commentare qui sotto se avete domande particolari da farmi. A proposito, se avete domande riguardanti il Brix Car Championship, lasciatemele pure qui sotto sempre nella sezione commenti con l'hashtag AskToMax, così in modo che quando andrò a realizzare il video che uscirà fra qualche settimana potrò rispondere lì. Passate anche dai social che trovate in descrizione, Facebook e Instagram, e passate anche da Twitch, dove dalle 18.30 in poi ogni giorno, fin tanto che non riprenderò a lavorare, mi trovate sempre in live per fare quattro chiacchiere così in compagnia. Diciamo che il titolo di questo video dice un po' tutto: semaforo verde e modello svedese. Già, semaforo verde perché qui in Italia veniamo dal primo weekend della fase 2, dopo l'allentamento delle misure restrittive per questa cavolo di pandemia, e devo ammettere che l'attività delle piste è stata abbastanza intensa, ovviamente con le limitazioni di numero a 25 kart massimo per giornata, dipende dal grado di omologazione della pista, dell'impianto, si va da 25, 20, 15, 10 e così via, che è un pochino lo stesso ragionamento che è stato fatto per gli autodromi, e devo ammettere che ho visto immagini di kartodromi in cui c'era gente, il che è un buon segnale per un lento ritorno alla normalità. Viste per esempio come Jesolo o Adria hanno comunque avuto un buon numero di presenze, ovviamente rispettando quelle che sono le limitazioni che ho detto poc'anzi, e ho visto comunque un bel po' di attività, il che fa ben sperare per quanto riguarda il prossimo futuro. Per quanto riguarda l'ambito rental però c'è un po' di confusione, questo devo ammetterlo che mi ha preso un pochino in contropiede, perché se da un lato abbiamo le piste come VKI, Affi, Chioggia, insomma tutte quelle piste che non sono omologate dall'ACI tra virgolette per attività agonistica e svolgono solamente rental, sono ancora chiuse, mentre però per esempio la Bicarta Rozzano, insomma anche Vicenzo Ispica, ha ripreso le proprie attività di noleggio. Ovviamente io faccio riferimento a quello che posso leggere e interpretare sui social delle varie piste, per cui il mio consiglio è quello di andare direttamente sulle loro pagine e verificare di persona. In più, notizia di mezz'ora fa che l'ho appena letta, prima di registrare questo video, Pomposa ha dato l'autorizzazione ai partecipanti alla Pomposa Endurance Series di poter tornare ad allenarsi, ovviamente previa prenotazione, perché secondo le loro previsioni si ritornerà a correre intorno a giugno. Il che è una buonissima notizia per tutto il comparto, perché evidentemente si può fare. Per quanto riguarda il modello svedese, che non è il bonazzo biondo che vive a Stoccolma, almeno credo, a Kristianstad lo scorso weekend appena trascorso si è svolta la prima gara di questa pandemia, una sorta di gara zero per quanto riguarda appunto il karting in questa situazione, perché lì è stato collaudato per la prima volta un protocollo che tutto sommato potrebbe tornare utile anche in altre nazioni europee come l'Italia. Ovviamente limitazione degli iscritti a 25, divisione delle categorie su due giorni, per esempio hanno corso i monomarcia il sabato e la domenica hanno corso i cartamarce, controlli all'ingresso, temperatura, autocertificazione, insomma bar per asporto, tutta una serie di regole che comunque se dovessero funzionare potrebbero essere esportate anche in altri paesi, appunto come l'Italia, per l'organizzazione di eventi nei prossimi mesi. Il bello sarà decidere in quei campionati in cui c'è un alto numero di iscritti, un po' come il mio, il Brix Car Championship, che effettivamente siamo in più di 25 per categoria, sarà un bel casino, li devo ammetterlo, ma lì diciamo c'è l'organizzatore che sta lavorando alla questione. In sostanza, tante novità, tante notizie positive, vi invito comunque a informarvi sui canali ufficiali come magari Vroom, che appunto pubblica giornalmente nuovi articoli con appunto l'evoluzione della situazione, sentire le piste per quando magari potrete andare, con che modalità accedere e così via. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare sui social che trovate in descrizione, Facebook e Instagram, attivate la campanella delle notifiche, quella è molto importante, e ci vediamo come al solito ogni domenica alle 18 per un nuovo video sempre qui sul canale. Da vostro Vadal Max è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!